braccio. Beh, sapete qual è il mio ruolo in tutto questo manicomio? Sono qui per salutarvi e per darvi il benvenuto. Il mio discorso, che non vedo, cominciava così. Buonasera, bellissimo pubblico. Luogo siete diventati più belli, più allegri, più vispi. È successo in realtà anche a noi da quando siamo tornati qui, perché noi manchiamo da qui da 3 anni e siamo molto felici ovviamente di essere tornati. Vi voglio guidare, prima di cominciare, in un breve excursus sulla poesia ellenistica. No, aspettate, no, questo era un altro discorso, la prossima volta. Allora, ritorniamo al copione. Quindi, il copione prevede che io vi dica questo. Io vi do il benvenuto a quella che è una piccola, ma tutto sommato amata tradizione della nostra scuola. È lo spettacolo di fine anno del musical. Questa sera voi vedrete una favola, vi racconteremo una favola che spero piacerà anche ai più piccoli tra gli spettatori presenti. Una favola che penso un po' tutti conoscerete. Ebbene, questo è quello che vedrete nello spettacolo. Però prima che lo spettacolo cominci, volevo farvi vedere qualcos'altro al di là di quello che avverrà sul palco. Il teatro, del resto, è il luogo del vedere, lo hanno inventato così, è nato così. E quindi si tratterà di vedere, ma di vedere forse anche quello che non è poi così evidente, forse addirittura di vedere l'invisibile. E allora vi guido un momento. Si tratterà di vedere come inizia in realtà questa storia, che non inizia nella lontana ed esotica Agrava, ma in realtà inizia al Liceo Sereni di Luino. E quindi vorrei che vedeste un gruppo di ragazzi e un paio di insegnanti, che ricominciano dopo lo sapete perché non siamo stati qui per tanto tempo. Il nostro ricominciare quindi è la partenza, ma da quella partenza a questa sera è capitato tanto e vorrei un attimo che vedeste anche questo prima di cominciare. Vale a dire, vorrei che vedeste un gruppo inizialmente folto, entusiasta, che poi piano piano si è sfoltito. Vorrei che vedeste 2 mesi di interruzione, un copione che temevamo si ripetesse, no? Dopo 2 anni fa, quando niente, fermi, tutto, basta, murati, il copione era già pronto anche allora, i ragazzi gasatissimi, invece fine, senza che neanche ce ne rendessimo conto. Quindi, noi che ricominciamo, ma non tutti se la sono sentita di riprendere dopo i 2 mesi di interruzione necessari anche quest'anno, per i soliti motivi. Molti non se la sono sentita di rimanere attaccati a un filo, no? Un filo davvero esile per un lavoro così complesso. Però voi questa sera vedrete gli altri, quelli che invece questo filo l'hanno reso solido. Ci si sono attaccati e l'hanno portato fin qui stasera, no? Piccole parche, pazienti, benevole però, carine. Hanno preparato un telone, hanno disegnato un telone, hanno inventato costumi, hanno creato dei bellissimi oggetti di scena. Sentirete suonare una banda ridotta veramente all'osso, non abbiamo mai suonato con così poche persone. Vedrete attori e vedrete dei registi. Ma non dimenticate il filo. Perché il filo è anche vostro, perché voi siete arrivati qui, guidati proprio da quel filo. Quel filo che vi ha portato qui, in un luogo che amiamo, in un luogo che amate, evidentemente. Quindi, benvenuti a teatro. Anzi, fa le patatine fritte ed è imprendibile.
volta che le vedo un intatto, lo giuro. Recipiente scatolina del Mar Morto. Sentite? Ho detto, sentite? Niente. No. A voi interessa solo la merce rara. Sapete una cosa? Ho qui quello che fa per voi. Non fatevi ingannare dall'aspetto comune, come per molte cose non è quello che si vede, ma quello che c'è dentro. Questa non è una lampada come tutte altre. Pensate che una volta cambiò la vita un giovane che, come questa lampada, valeva molto più di quello che sembrasse. Un diamante allo stato grezzo. Volete che vi racconti la sua storia? Ha inizio in una notte nera, con un uomo in nero che attende con in mente un oscuro proposito. Brava! Finalmente! La caverna delle meraviglie! La caverna della meraviglia!
Alex. Chi osa disturbare il mio riposo? Sono io, Gasim. Sono un umile ladro. Ti avverto, solo uno può entrare qui. Colui che cela il proprio valore. Il diamante allo stato grezzo. Cosa stai aspettando? Su, vai! Vai e trova il diamante allo stato grezzo. Forse
forse questo diamante grezzo non esiste. No, deve esistere. Ma cerchiamo da mesi e non capisco cosa possa servire a una persona come voi. Siete secondo soltanto al sultano. Secondo? E tu credi che essere secondo basta? Certo, non siete fatto per essere sultano. Hai detto cosa ho fatto per acquisire il potere che ho? I sacrifici che ho fatto, i colpi che ho sepolto, i 3 anni passati nella prigione di Sinai! Le persone pagheranno per essere stato fatto. Per questo mi serve la lana e non mi serve più tu! Arriva dalle navi dei mercanti direttamente a palazzo, ai servitori, ma non a tutti. Questo vuol dire che tu sei l'ancella della principessa. Incredibile. Beh, se questo ti sembra incredibile, dovresti vedere la città da lassù. Agrabah è così bella. Beh, dovresti dire alla principessa che dovrebbe uscire più spesso. Il popolo non la vede da anni. Lo so, è solo che da quando la regina è stata uccisa, il sultano la tiene segregata. Sembra abbiano paura tutti da allora, ma il popolo di Agrabah non c'entra niente. Il popolo la ama. È proprio così. E tu a questa? Sì, l'ho presa in prestito. Mia madre mi ha sentito suonare. Anche la mia? Io ricordo solo questo di lei. E tuo padre invece? Li ho persi entrambi da piccolo. Sono solo da allora. È dura avere una scimmia come unico punto di riferimento. Ce la capiamo. Ogni giorno penso che le cose siano diverse, ma non cambiano mai. È come se mi sentissi un po'... in trappola? Come se non potessi scappare da ciò per cui sei nato. Sì. Devo andare. Adesso. Ma è solo un altro stupido principe che viene a corteggiare la principessa. Lo so. E io devo prepararla. A proposito, il mio bracciale? Sì, l'ho messo qui, da qualche parte. Ah, l'hai preso tu, vero? Era il bracciale di mia madre. Sei solo un ladro e io sono solo un ingenuo. No, non è come sembra. In certi momenti rubiamo, in altri no. Questo era decisamente un no. Il principe Anders. Benvenuto ad Agrabah, principe Anders. Speriamo che il vostro viaggio sia stato piacevole. Principe Anders, vi presento mia figlia, la principessa Jasmine. Perché nessuno mi ha parlato di così tanta bellezza? E nessuno aveva mai menzionato la vostra. Oh, grazie.
Lo dico una stolla, è vero? È incredibile! Abbiamo lo stesso titolo eppure non veniamo mai descritti allo stesso modo! Ah, quello! Che cos'è? È un gatto con le strisce? Gli piacete! Sultano, ho visto abbastanza. Arrivederci. Jafar, mio fidato consigliere, ho necessario bisogno della sua saggezza. L'unico scopo della mia esistenza è servirla, signore. E questa storia di Jasmine, continuo a rifiutare i pretendenti, non so cosa fare. Mi si fosse presentato un Krakenbagger del genere, hai fatto lo stesso. Oh, che carino questo pappagallino. Ti sembri un pappagallo? Letteralmente! Fucci, fucci, fu, lo vuoi un biscottino? Dunque, forse posso trovare una soluzione a questo spinoso problema. I nostri nemici si fanno ogni giorno più forti, eppure permettete alla principessa Jasmine di rifiutare il principe Anders e con lui una possibile alleanza militare. Quali nemici? Shirabat continua a mobilitarsi. Shirabat è nostra alleata. Era nostra alleata. Ci trascineresti una guerra contro il nostro partito. E poi permetteresti al nostro regno di cadere per mero sentimentalismo. Jafar, rammenta il tuo posto. Chiedi Omega, mio sultano. Ho superato il limite, ma... Invadere Shirabad. Cosa? Invadereste il regno di mia madre. Non invaderemo mai Shirabad. Ma un'alleanza con Skyla migliorerebbe la nostra situazione. Sì, se tu dessi qualche possibilità al principe. Papà, la tigre sarebbe un sultano migliore. Mia cara figliola, non tornerò mai giovane. Dobbiamo trovarti uno sposo e non restano molti regni. Quale sultano straniero si curerebbe meglio di me del popolo? Non puoi essere tu il sultano. Non è mai stato fatto nella storia millenaria del nostro regno. Mi sono preparata per tutta la vita. Ho letto migliaia di libri. Ma non si legge l'esperienza. L'inesperienza è pericolosa. Confini e mura lasciate incustoditi verranno attaccati. E il popolo si rivolterà. Jafar ha ragione. Un giorno lo comprenderai. E ora andiamo, mia cara figliola. C'era un principe di cui vorrei parlarti. Un altro principe? Giuro, giuro che mi sono stancato. Se prova a ripigliarmi il razzo di quel biscotto, io non sai!
dovete essere sul Tharion. Come mai? Ricordi le parole di mia madre. Sarete felici solo quanto il vostro suddito vero felice. Se vedeste quello che io ho visto stamattina, le si spezzerebbe il cuore. Vorrebbe anche che voi foste al sicuro e pulita al bagno. Guardie di Jafar ad ogni angolo. Presto le manderebbe ad invadere tutti i regni vicini. E per cosa? Posso fare qualcosa. Devo poter fare qualcosa. Sono nata per fare di più che sposare un inutile principe. Se doveste sposare un inutile principe, potrebbe sicuramente andare peggio di così. Lui è alto, bello, eh sì, è un po' così. Ma vi state solo sposando. Non dovete parlargli troppo. Ma preferireste il ragazzo del mercato, eh? Posso aiutarti? Del tè? Che ci fai qui? Entra subito. Beh, sono tornato per i dati bracciali. E il mio bracciale dov'è? Al tuo polso. Incredibile. È bello come sistemato qui. Come hai evitato le guardie? Beh, è stata una bella sfida. Ma ho i miei metodi. Visto che la principessa non c'è, facciamo una passeggiata o due chiacchiere. Non puoi rompere in un palazzo e fare come se tutto fosse tuo. Vedi, quando non hai niente, beh, devi comportarti come se tutto fosse tuo. Allora, che ne dici? Ho ritrovato il tuo bracciale. Non l'hai trovato? L'hai rubato? Ti correggo. La scimmia l'ho rubato. Beh, la scimmia è tua. Resta per sempre una scimmia. Chi ha ordinato te? Io! Per voi, principessa Jasmine. Vostra Altezza. Perché vi comportate in modo strano? Ah, sì! Io sono la principessa, sì! Ed è tanto bello essere me con tutti i miei palazzi e i carri pieni di monigli d'oro e abiti per ogni ora del giorno, sì! E adesso è ora di lavare il mio gatto, con permesso. Non esce molto. Si vede. Ancella, il gatto non si laverà da solo. Ma i gatti non si lavano da soli. Tu devi andare. Ah, va bene, ma tornerò domani sera, quando la luna sarà sopra la torre, per ridarti questo, promesso. Ci credi, c'è il posto più sorvegliato di tutta Agrabah. Buonasera. Buonasera, ragazzi. L'ancella aveva detto... E come mai l'ancella indossava il bracciale della regina? Della regina? No, no, aveva detto che apparteneva a sua... Madre! Ha detto la verità solo una cosa. Questo vuol dire che io ho parlato con la principessa. Si è divertita con te. La diletta incontrare i popolani. Hai davvero pensato di piacere? Come ti chiamo? Aladdin. Vedi, Aladdin, le persone come noi devono... Noi? Sì. Sai, una volta ero come te, un ladro comune. Ruba una mela e sei un ladro. Ruba un regno e sei uno statista. Solo i deboli si fermano lì. O sei il più potente di tutti o non sei nessuno. Io posso renderti ricco, tanto da far lasciare la bocca aperta a una principessa. Ma tutto a un prezzo. Che cosa dovrei fare? C'è una caverna e dentro una semplice lampada ad oro. Portala e io ti renderò ricco. Non sei importante per me, ma potresti essere. La tua vita comincia ora. Alla. La caverna delle meraviglie. Al suo interno troverai tesori al di là di ogni immaginazione.
ricorda, prendi solo la lampada. Il resto dei tesori non prendono, anche se sarai tentato. E sarai tentato. Lampada, tesori. Volontà, adesso la tua forza è nitida e quando vuoi la tua troverai.
genio. So parlare, so cantare, e la fare se mi lasci provare. Non ti stupire se all'improvviso vedi il culo e me. Ti prometto in tutto ciò che fai, il tuo genio ora sai dov'è. Io sono pronto se vuoi, proviamo dai, i desideri, poi esaudirò. C'è una lista enorme, non lo sai, sei di tutto quello che si può. Mondo è qui per te, d'ora in poi per sempre solo io. Sono un grande amico tuo, sono un vero amico tuo. Non c'è altro amico come te. Un amico grande come me. Evidentemente non sai parlare ed ascoltare allo stesso momento. Non sei come me. Quindi ti faccio un listo. Allora, primo, strofina la lampada. Secondo, esprimi un desiderio. Terzo, scherzo, non esiste un terzo, quindi è semplicissimo. Poi non posso darti altri desideri perché ne bastano solamente tre. Non posso far resuscitare i morti e non posso far innamorare nessuno di nessuno. Sentiti libero di interrompermi se non capisci. Scherzo, non mi interrompo. Di solito il padrone sa già quello che vuole, quindi non devo spiegarglielo io. E di solito c'è sempre in mezzo soldi e potere. Quindi dimmi, Aladdin. Cosa ti sei? Non lo so. Perché ci sono solo te? Ma che ne so? Ma come che ne so? Non avevi detto di essere sapientissimo? No, sono potentissimo. Per essere sapientissimo dovrei andare al sole, quindi andiamo al sole. Andata, genio. Voglio che tu ci tiri fuori di qui. Perfetto, grazie per aver scelto Tappete Carovane. Ora andiamo al zoo! Oh. Guarda questo posto! Nella lampada è tutto ottone, ottone. Oh, quello è rame! No, è ottone. È il problema di essere un genio. Un infinito potere cosmico in un minuscolo spazio vitale. Aladdin. Qual è il tuo secondo desiderio? Non lo so. Tu cosa chiederesti? Oh, nessuno me l'aveva mai chiesto. Ma vorrei essere libero. Solo questo. E perché non ti liberi da solo? Davvero? Hai sentito che ha detto il ragazzo? Perché non mi libero da solo? Tesoro, per liberarmi, il padrone dovrebbe esprimere il desiderio. È l'ultima volta che è successo era il giorno del poi dell'anno del mai. Ah, lo farò io. Ne ho tre. Veramente ne hai ancora due. Ne ho usato uno per uscire dalla caverna. L'ho usato io o l'hai usato tu? Brutto ragazzetto di strada! Il vecchio trucchetto della lampada! Non ti toglierò più gli occhi di dosso. Almeno posso usare il terzo desiderio per liberarti. Questo è il problema dei desideri. Più ne ami, più ne vuoi. Nah, non è da me. Lo vedremo questo. In realtà una cosa ci serve. Ah, conosco quell'espressione. Lei chi è? Lei è una principessa. Ah, non lo sono tutte. Tratta la tua ragazza da regina, lo dico sempre. No, no, genio, non capisci. Lei è una vera principessa, è gentile, carina e tanto bella. Però deve sposare... Ehi, puoi farmi un principe? C'è un che di nebuloso nel farti un principe. Posso farti un principe? Ehi, dov'è il mio palazzo? No. Già, ti starebbe attaccato per il resto della tua vita. Voglio solo andare a casa. Sii più preciso con le parole. D'accordo. Genio. La lampada. Genio. Io voglio diventare un principe. Ok. Ora fammi spazio. Mi serve dello spazio per favolosizzarti. Allora, è chiaro che il periferico chip non funziona. Pensavo a qualcosa tipo... a un pervinca. Che cos'è un pervinca? No, il pervinca non funziona. Serve qualcosa che si adatti meglio col deserto. Tipo avorio... Nah. Alabastro? Nah. Ci sono! Bianco! E voilà! La folla in delirio! Grande genio! Forte genio! Per niente!
piace. Certo che ti piace, l'ho fatto io. E le persone mi riconosceranno? Nessuno ti riconoscerà. La gente vede solo quello che gli viene raccontato. Come mi chiamo? Ti chiami Ali. Ti? Ti? Ababa. Ababa? Ababa. Esiste davvero? Certo, temperata d'inverno e calda d'estate. Ed ora, ragazzo, il tuo entourage. No, Genio, che sta succedendo? Non toccare. Sì,
Siete molto saggi. Abbiamo dei doni. Oh, giusto, i doni. Ti abbiamo. Hai organizzato tu questo, vero? Ovvio. Guarda, bibidi bobidi boom. Thank you.
questo ballo potrebbe essere la cosa migliore che tu abbia mai fatto. Sì, sono stato bravo, ma niente sembra impressionarla. So che se solo avessi qualche minuto in più con lei. Senti, Genio, devi portarmi da lei. È un desiderio ufficiale? È più un favore per un amico. Questo è il problema dei desideri. Più ne hai, più ne vuoi. Ah, inoltre avresti dovuto distrarre una certa ancella. Ah, ho capito il tuo giochetto. Ok, ci sto, ci vediamo là. E ti ha parlato di una porta. Che cos'è quello? Cosa state facendo? È un tappeto magico. Ti fidi? Che cosa? Ti fidi? Sì. Oh.
solo guardare il mondo da una prospettiva diversa. Solo loro, le persone lo rendono migliore e meritano un leader che lo sappia. Non so come mai, ma penso che potrei essere lui. Perché dovresti essere lui. La penso così. Hai importanza quello che pensi. Ma tu guarda, quella scimmia è proprio quello. No, no, non può essere, lui è. Allora, quanti nomi hai, principe Aladdin? No, no, Aladdin, non so chi sia. E allora chi è il principe lì? Io sono il principe lì. Ma come faresti a conoscere così bene la città? Siamo arrivati presto ad Agrabah, ma questo lo sai anche tu. Perché per conoscere bene un popolo, devi vederlo da vicino. Ci hai visto arrivare coi cammelli, gli elefanti e un tappeto magico. Come potrebbe un umile ladro di strada avere tutto questo? Come potevo non riconoscerti? La gente vede solo quello che vuole vedere. Scusa, sono imbarazzata. Hai visto più Agrabah in 2 giorni che io in una vita intera. Forse, principessa, faremmo meglio tutto. Di già. Sì. Buonanotte. Ci pensi, il posto più sorvegliato di tutta Agrabah. Buongiorno. Oh, buongiorno ragazzi. Forse non proprio tutti.
sentito il principe Ali parlare con il suo consigliere. Sembra essere fuggito nella notte. L'hai sentito dire questo, Jafar? O l'hai visto scappare? Con i miei occhi, principessa. C'è qualche problema, forse? È proprio questo il problema. Se quello che tu dici è vero, allora perché il principe Aladdin è proprio qui? Vostra Altezza. Ah, questa sì che è una sorpresa. Il vostro consigliere non è chi dice di essere. Io non sono chi dico di essere. Jafar. Papa ha provato ad uccidere il principe Ali. Jafar, cosa stai dicendo? Somersa, voi sapete che io... Cosa state dicendo? È il suo bastone. Cosa? Eravate sotto l'incantesimo. Cosa? Come sta? Non ascoltarlo. Sono sicura che non ha nemmeno le mutande sotto quella tonaca. Per favore, voi sapete che io sono... Jafar, era il mio più fidato consigliere. Hakim, rinchiudilo nel segreto. Dovresti pensare a quanto velocemente si spostano le sorti del potere, Hakim! Io sono fedele al mio sultano come avreste dovuto esserlo voi. La legge è legge. No. Principe Ali, devo scusarmi. No, sono io che mi sono. La vostra integrità e il vostro onore non saranno mai più messi in discussione qui ad Agrama. Io? Sarei onorato di chiamarvi figlio. Se questa fosse una cosa desiderata da qualcuno. Wow! Quindi è la ragazza ora? Credi? Non ci hanno sperato dopo lo scivolone con le confetture. Avevi ragione, Gino. Le persone vedono solo quello che vogliono vedere. Aladdin è andato. Sono il principe allora. E sai, stavo pensando al mio ultimo desiderio. Lo so, dovevo usarlo per liberarti. Ma hai sentito le parole del sultano? Non posso farcela senza di te. Continuerai a vivere nella bugia. Ah, non è una bugia. Le persone possono cambiare. In 10.000 anni non ho mai trattato nessun padrone come un amico. Ho impranto le regole per te. Per cosa? Per questo? Mi stai spezzando il cuore. Mi stai spezzando il cuore. No, andiamo. Ah, chi si crede di essere? Dovrebbe servirmi. Sono lo stesso di sempre all'interno, vero? Perché lasciare la città ora che mi appartiene? Jafar, è finita. Per te è finita. Ho sopportato la tua incompetenza abbastanza a lungo. Ma ora ho io il potere. Oh. Ali, sono ancora arrabbiato con te. Hai fatto qualcosa ai capelli? Genio, sono io il tuo padrone. Il mio primo desiderio è diventare sultano di Agrava. Sarà divertente. Certo, padrone. Jafar, grazie di mille traditore. Non puoi. Penso che sia il momento in cui inizi a fare quello che avresti dovuto far fin dall'inizio, principessa. Stare zitta! Guardia, portatela via! Non toccarla! A chi? Eri il nostro soldato più fidato. Ma ora state... Cosa scende? Io non desidero nient'altro che gloria per il regno di Agrava. Tu vorresti la gloria solo per te stesso. E la vorresti al prezzo del mio regno. Sì. Sta a te decidere. Starei zitto mentre Jafar distruggerà Agrava? Oppure farai ciò che è giusto e starai dalla parte del popolo? Mia principessa. Perdonatemi, sultano.
A chi? Guardie! Avete dei visi! La lampada! Rovinala! Genio! Il mio secondo desiderio è diventare lo stregone più potente che ci sia. Assolutamente. Un secondo di pausa che abbiamo problemi tecnici. Quello che ti serve ora, papà, è soffrire! Come hai fatto io!
Farò ciò che vuoi, ora smetti! Papa! Come disse il vecchio, avresti dovuto lasciare la città quando potevi farlo. Ti avevo detto di pensare in grande. Avresti potuto essere l'uomo più potente di tutti. Ma ora ho io la lampada. Ho io il potere. Io ho provato a essere potente con quella lampada, ma non ci sono riuscito. E neanche tu. Ma io sono il sultano e lo stregone più potente che il mondo abbia mai visto. Vero? Ma chi ti ha fatto sultano? Ma chi ti ha fatto stregone? Ci sarà sempre qualcosa o qualcuno. Un essere più potente di te. Che stai facendo? Il genio ti ha dato il suo potere e può riprenderselo. Lui serve a me! Per ora! Ma vedi, non avrai mai il potere del genio. Rimarrai per sempre secondo. Sei secondo. Secondo? Secondo? No. Di modo che nessuno possa più dirmi! Genio, il mio terzo desiderio è diventare l'essere più potente di tutti! Più potente di quanto sei tu! C'è un piede nebuloso nel farti l'essere più potente dell'universo. Ma se è quello che desideri, ok. Il più potente dell'universo, infine. E io che ho creduto di avere potere. Per prima cosa invaderò quegli sciocchi di Shiro. Non il mio. Un genio può avere fenomenali poteri cosmici. Ma in un minuscolo spazio vitale. Vedi, Jafar, quando un genio non ha un suo padrone, se ne torna nella lampada! No! Non dovete ringraziarmi, anzi, sono io che vi devo delle scuse, a tutti e due, specialmente a te, che meriti moltissimo. Tutti commettiamo errori. Fermi. Nessun muso lungo, ok? Possiamo ancora sistemare le cose, hai un terzo desiderio, ti ricordi? Allora, qui ho con me le leggi legali di Agrava, che dicono, devi sposare un principe, ma tu esprimi un desiderio e questa legge non c'è più. Va bene. Genio, io voglio... Genio, io voglio liberarti. Cosa? Dimmi di prendere qualcosa. Oh, portami delle confetture. Prenditele da solo. Prenditi le tue confetture. Oh, grazie, Aladdin! Grazie a te. Ti devo tutto. E adesso cosa farai? Vorrei viaggiare il mondo con un'ancella, se me lo permette. Quando partiamo? E inoltre, voglio dei figli? Sì, due bambini! Liane e Omar, a 3 anni di distanza, ci vorranno tanto bene e ci faranno tante domande. E tu li divertirai con storie e canzoni. E avremo una barca! Una grande, con ponti e delle magnifiche. Pensavo una cosa un po' piccola. Figlia mia, sì, mi dispiace. Papa. Per favore, fammi finire. Temevo di perderti come ho perso tua madre. Vedevo la bambina, ma non la donna che sei diventata. Tu sei il futuro di Agra. Tu sarai il nuovo sultano. Grazie. Il tuo sultano ti comanda?
Sultano? Vuol dire che sono nei pasticci. Solo perché ti sei fatto prendere. Sentite? Ok, ora sì. Ora un piccolo pendolino. Così. Yeah, yeah. Quando scopri quel passaggio e lo apri, che gran fortuna che vi arriva. Y'all done wound me up. Too late, y'all done wound me up. About to show you what I'm working with. It's the Alibaba, it's the Big Baba, it's the blue. Handsome, jasmine like a flower, it's the woo. Graduation, it don't even cost a dollar. You rotting on the carpet when you rotting wanna holler like, hey, tell me where you wanna go. Hold up, don't tell me I already know. Watch out, it's a genie with an attitude. Three wishes, what I need to make true. Mister, tell me whatever you need. Anything where your range, even climate can change. You ain't never had a friend like me. Never. Just a lamp in the rub away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Just whisper if you don't wanna shout out what you need. But I promise you ain't never had a friend like me. Tell the angels and gods, pass the baklava. Make them travel from close, so make them travel from far. Well, this is your chance, man. Wish from the soul. When I'm out of the lamp, man, I'm out of control. I got gold on my shoes, temple of jewels. A room for wise men and plenty for fools. I don't want you to lose, trying to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Never. Big time. Big time. Wish big time. Big time. Big time. Big time. Go big time. Big time. Big time. Big time. Big time. Let me see you flex on him. Flex on him. Shine on him. Shine on him. Style on him. Style on him. Slide on him. Slide too on him. Fly. Too fly on him. Just glide on him. Cool as a fan. Coolest. One of them all. You can wish to be rich. You can wish to be tall. You can wish away the haters. You just give me your call. You can wish for what you want, cause I'm great in them all. Mister, tell me whatever you need. Anything where you range, even climate can change. You ain't never had a friend like me. Never. Just a lamp and a rub away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Just whisper if you don't wanna shout out what you need. But I promise you ain't never had a friend like me. Please don't get me started. Fly like magic carpet. You ain't never had a friend, never had a friend. Never. You ain't never had a friend, never had a friend. Never. You ain't never. Never. Had a friend. Friend. Like me. Me.
like me. Never.